Le scuole, ma credo anche oggi, non so di preciso il periodo quale sia, la scuola si interrompeva per le vacanze natalizie. Si andava in vacanza verso il 22-23, si ritornava dopo la Befana. Ecco, era come dire uno stacco e faceva comodo agli studenti, faceva comodo altrettanto agli insegnanti. Però mancava, io credo, anche allora un contenuto vero, no? Un senso vero. Tu che hai sott'occhio quella che è la realtà anche di oggi, quindi anche i giovani, ma questo rapporto con le feste natalizie, di fine anno, se così vogliamo chiamare, i giovani di oggi lo vivono come quelli dell'altro giorno? O proprio gliene può fregare di meno? Purtroppo, dunque, ci sono due cose secondo me da sottolineare. Una è legata anche alla cosiddetta integrazione e io faccio fatica a capirla. Cioè, un periodo natalizio nelle scuole, nel passato, cioè, si faceva, per dire, la rassegna di anti natalizi, si preparava il presepe, l'albero di Natale, e poi bisogna stare attenti. Sembra quasi che le statuine bisogna portarsene in tasca, guai a farle vedere, perché altrimenti te vuoi imporre la tua... Ma io non voglio fare niente, voglio semplicemente portare avanti, non mi interessa la fede, ma la mia tradizione di paese che vive queste cose è sparito e ci si inventa la rassegna dei canti d'inverno. Ma scusate, ma i canti d'inverno li fanno in Norvegia, li fanno a Oslo, da giù, insomma, noi non abbiamo la tradizione dei canti d'inverno, abbiamo la tradizione dei canti di Natale. Eppure il mondo scolastico purtroppo a oggi non è riuscito ad avere un atteggiamento rispettoso dell'uno e anche dell'altro. Qui invece per rispettare uno bisogna danneggiare l'altro, questo non è integrazione. Ma comunque questo è un altro discorso, ci porterebbe lontano. Però per dire, no? Che con questo fatto della presenza di altre culture, di altre fedi, di altre, sembra che il rispetto, ecco, questo me lo vedo come buddismo, esasperato nel senso opposto, che per rispettare quelli delle altre fedi bisogna fare molto più di loro. Io ho trovato dei musulmani che dicevano a qualcuno: ma non ti preoccupare, che non è che ci offendi se te fai le tue cose a Natale, se fai il presepe, no. D'altra parte siamo in Italia, avete questa tradizione e gli credo. Ecco, io questo veramente lo prendo come segno, questo dell'annullamento delle nostre tradizioni nel mondo scolastico. Le cosce fisse, compagnia bella. Appunto, altro che buonismo. Alle tradizioni natalizie. Ecco, dico, io lo vedo come il degrado della cultura. Vero. Vabbè, anche i ragazzi che non fanno buoni, tazzi, doni, fermiamoci alla rassegna dei canti natalizi, altri esempi nella scuola in questo periodo, perché questa era la domanda. Oh, ciao. Aspetta, vieni qua, guarda. Come si va via che non ci si vede a Natale? Tieni, questa la notizia dal panettoncino, dalla che ti pare, dalla lumaggia, io. Ciao. Dico, per cui, ciao. Prendi anche te. Anche i giovani non vivono la, chiamiamola, atmosfera, poesia, l'ambientazione del Natale,
diciamo che purtroppo nel mondo giovanile di oggi prevale il senso della festa in discoteca. Si va in discoteca e si fa festa in quella maniera. Quindi direi che è un po' tutta la nostra umanità che avrebbe bisogno veramente di rinascere. D'altra parte il Natale è la festa della rinascita in questo senso, no? Cioè meglio della nascita. E noi abbiamo bisogno di riscoprire, non in maniera infantile, ma abbiamo bisogno di riscoprire la nostra memoria, il valore della memoria, che non significa ritornare bambini, significa una cosa molto più importante secondo me, è non aver paura delle emozioni che abbiamo vissuto da grandi e che possiamo rivivere da adulti. Non rinneghiamo queste emozioni. Paolo prima accennava appunto a quando era piccolo lui, quello che viveva, eccetera, eccetera. L'augurio che ci possiamo fare è che noi possiamo rivivere la nostra memoria come appartenenza. Il Natale in sé è la festa dell'appartenenza. Noi apparteniamo, perché crede, quando parlavo di essere figli di Dio o figli di, significa appartenere a un babbo, a una mamma. Per cui essere figli di Dio vuol dire appartenere a Dio, chiaro? Perché crede, se umanamente io, che sono figlio del mio babbo e della mia mamma, ho una parte di me che mi viene dal lato del babbo, un'altra che mi viene dal lato della mamma, materno. Queste cose avvengono anche nella figliolanza col Padre Eterno. Infatti non per niente io dico sempre che dentro di noi c'è un frammento di eternità. Noi siamo nati, tra virgolette, non il giorno di quando siamo venuti, cioè siamo nati al civile, ma noi siamo stati pensati prima. È in quel momento che noi abbiamo cominciato ad esistere. Non ci ricordiamo dove, non sappiamo quando, perché quella è l'eternità. D'altra parte finiremo nell'eternità. Perché allora, se siamo nati pensati nell'eternità e finiremo nell'eternità, vuol dire che un pezzo di questa eternità è rimasta dentro di noi. E il casino è questo, è il casino, perché è l'eternità, non si lascia comprimere da mille anni, no, è ben di più, sicché c'è questa attrazione di là, vabbè, ma ora lasciamo perdere.